Noi cittadini non abbiamo più parola, ecco, il bavaglio è simbolico, non dobbiamo più parlare perché non possiamo più parlare perché non ci ascoltano, perché anche con l'appoggio delle istituzioni per quanto riguarda per esempio il metanodotto, il governo non ci ascolta, quindi sia a livello nazionale sia a livello regionale per quanto riguarda la regione. Il governatore non ci ascolta, visto che sono state fatte delle eccezioni in Toscana con le quattro città al di sotto dei 500, insomma, Nascite. nascite, 500 nascite per quanto riguarda il punto nascita, qua non è possibile fare una deroga, un'eccezione per via della posizione orografica del territorio, non solo sulmonese, ma del Sangro, dell'Alto Sangro e di tutto il circondario, insomma. Quindi a questo punto io riconsegno la scheda elettorale, non voglio esprimere più il mio voto né a livello comunale né a livello provinciale non è più possibile, regionale o nazionale, perché ho visto che non ci ascoltano tutti, poi con le leggi elettorali che ci sono state finora, il Porcellum è quello che dovrebbe essere approvato, l'Italicum. I nostri governanti, specialmente quelli della regione, il nostro governatore D'Alfonso, o non ha il coraggio di prendere delle decisioni, viste le esigenze, perché ci sono appunto nel documento di programmazione finanziaria, economica e finanziaria, è prevista la deroga per alcune situazioni particolari. Allora, visto che non prende decisioni o per mancanza di coraggio o perché con le leggi che ci sono, elettorali, non può fare, poi non potrebbe pur fare, più fare carriera nel campo politico, cioè aspirare a incarichi prestigiosi o nazionali, non lo so, è una delle due cose, perché si era detto disponibile a venire incontro alle richieste dei cittadini e non lo fa. Senta, lei invita i cittadini a fare la stessa cosa. Naturalmente io sono cittadina e faccio parte di Orsa Pro Natura Peligna, ma invito i miei gli iscritti a Orsa Pro Natura Peligna verranno a consegnare anche loro appunto anch'essi il certificato elettorale, la scheda elettorale. Invito i cittadini di Sulmona a fare altrettanto, perché soltanto così non abbiamo, noi non siamo violenti, non vogliamo ripetere le situazioni pregresse di Yamamo, noi vogliamo fare una rivolta pacifica, fino adesso abbiamo usato le parole, io ecco, ho usato il bavaglio perché ormai le parole non servono a niente, le argomentazioni sono state scritte tutte, sono state espresse tutte dalle associazioni, dai vari partiti politici, dai vari esponenti privati. Che cosa dobbiamo fare?